Oggi, 27 agosto, festeggiamo Santa Monica, vedova 332-387. Nel nono libro delle Confessioni, Sant'Agostino narra di un bellissimo colloquio con la madre, Monica, alla vigilia della loro progettata partenza per l'Africa. Avvenne che io e lei ci trovammo sole appoggiati al davanzale della finestra che dava sul giardino interno della casa dove alloggiavamo, ad Ostia, alle foci del Tevere. Si parlava tra noi con infinita dolcezza, dimenticando le cose passate e protendendoci verso quelle future. E si cercava insieme, in presenza della verità, quale sarebbe stata l'eterna vita dei santi, vita che né occhio vide né orecchio udì e che mai penetrò in cuore d'uomo. Alla fine del colloquio, dopo la sublime evasione nelle cose dell'anima, Monica si volge ad Agostino: «Figlio mio, per quanto mi riguarda, non c'è nulla che più mi attragga in questa vita. Non so nemmeno che cosa faccia qua giù e perché ci sia ancora. Una sola cosa mi faceva desiderare di vivere ancora un poco, vederti cristiano cattolico prima di morire. Dio mi ha concesso più e meglio, vederti cioè disprezzare le gioie terrene e servire lui solo. Che cosa faccio qui?» In queste parole di Monica è tracciata tutta la sua vita, la sua missione ed anche la sua grandezza. Essa è solo e sempre la madre di Agostino, ma è la madre che salva, e di lei Agostino può dire: «M'ha generato sia con la sua carne perché venissi alla luce del tempo, sia con il suo cuore perché nascessi alla luce dell'eternità». Quindi, giorni dopo il colloquio alla finestra di Ostia, dopo una breve malattia, Monica muore prima di poter salpare per l'Africa nel 387 all'età di 55 anni. E Agostino rimane solo dopo averla pianta accuratamente nella notte. Ma la sua strada è tracciata, la sua fede è sicura. Monica era nata in Africa da famiglia cristiana ed educata ad una austera virtù. Ebbe le prime prove sposando Patrizio, ancora pagano. Egli aveva un carattere difficile e collerico, ma il dolce affetto di Monica poté piegarlo e condurlo alla conversione. Un anno dopo il battesimo, Patrizio morì. Monica aveva avuto due figli e una figlia, ma solo per Agostino soffrì e trepidò quasi tutta la vita, e da lui attese le più dolci soddisfazioni. Il ragazzo, non ancora battezzato, era intelligente, ma irrequieto, affettuoso ma ribelle, pieno di slanci nel bene come nel male. Al tempo dei suoi più gravi disordini giovanili, Monica giunse a considerarlo ormai morto per lei, ma un sogno profetico la esortò a seguire ancora con l'affetto e con le preghiere il figlio peccatore. Le apparve infatti un giovane bellissimo e radioso che alle sue lacrime per la morte spirituale del figlio le fece vedere che anch'egli sarebbe giunto laddove essa era, cioè sulla via della rettitudine e della salvezza. Allora Monica pregò un vescovo di cercare di correggere Agostino e condurlo alla conversione. «Lascialo stare», rispose il sant'uomo, «solo prega il Signore per lui». E poiché Monica piangeva, delusa e angustiata, «va in pace», aggiunse. «Non può essere che il figlio di codeste lacrime si perda». Monica decise così di seguire ovunque il figlio, lo insegue a Roma, lo accompagna a Milano,
torna con lui ad Ostia, affettuosa e discreta, non parla, prega. Ma la salvezza del figlio e la sua costante premura, anche se qualche volta i suoi mezzi sembrano imperfetti. Agostino stesso le rimprovera affettuosamente di non avergli voluto dar moglie, quando, giovanissimo, l'ardore dei sensi e delle passioni lo travolse. Ma la madre temeva nel matrimonio un ostacolo ai suoi studi letterari, nei quali vedeva una strada lunga ma sicura verso la salvezza. Più tardi, invece, a Milano, alla vigilia della conversione, sarà proprio Monica che persuaderà Agostino a fidanzarsi con una fanciulla non ancora dodicenne e che Agostino avrebbe potuto sposare dopo qualche anno. Monica sperava ora che il matrimonio con Max regolasse gli inquieti sentimenti del figlio, conducendolo più facilmente alla virtù e alla grazia. Ma non fu necessario attendere che la fanciulla milanese giungesse in età da marito. Le lunghe preghiere di Monica ottennero finalmente la conversione di Agostino, completa, luminosa, ricchissima. A 33 anni a Milano, egli riceve il battesimo, finisce la storia di Agostino peccatore e nasce Agostino santo. Monica, la madre che salva, può chiudere serenamente gli stanchi occhi, poiché mesi dopo, sotto il cielo di Ostia, e conoscere così l'eterna vita dei santi. Oggi festeggiamo anche San Floriano, martire nel 304, Santa Pelagia, vergine e martire nel IV secolo, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.